Allora, salve ragazzi. Allora, questa sera io mi aspettavo di darvi la sentenza della Cassazione sul processo Amoge, Giraudo, Bertini, Dattilo e De Santis, sul processo di Calciopoli, la Cassazione a Roma. Però purtroppo, o per fortuna, il giudice, come si chiama, Aldo Fiale, ha sospeso, cioè, diciamo che ha slittato il 23 marzo la sentenza. Allora, così ha detto il giudice. Ha spiegato che oggi è sua intenzione incardinare il processo con lo svolgimento della relazione introduttiva, ma la complessità delle corpose questioni di diritto che pone questa vicenda richiede che l'udienza slitti. Allora, in questo foglio è tutto a posto, quasi tutto a posto, tranne una cosa. Allora, intanto sono d'accordo con il giudice. Che se ha bisogno di tempo no, è ovvio che noi glielo dobbiamo dare, perché questa è una sentenza molto difficile, è una sentenza importantissima, una sentenza fondamentale, perché diciamo che se la sentenza fosse a favore della Juventus è già stata a favore della sentenza, a favore degli ex dirigenti della Juve e degli arbitri, diciamo che la Juventus farebbe fallire la FIGC. Perché gli chiederebbe il danno di 444 milioni di euro. Sarebbe una somma molto grande. Allora, ragazzi, però a me la cosa che non mi quadra è che qui c'è qualcosa. Ho letto questo foglio che ho stampato. La Cassazione è slitta il 23 marzo, eccetera, eccetera. È stata rinviata lunedì 23 marzo l'udienza in Cassazione del processo Calciopoli che vede gli imputati. Ascoltate gli imputati. Mogi, Giraudo, De Santis, Bertini. Rocchi, Lanese e Dondarini. Allora. Gli imputati risbucano come delle foche. Risbucano, ricrescono sempre. Io, dato che avevo i fogli dell'appello, io tutto, il materiale io l'ho sempre tutto, e ragazzi, bisogna riguardarlo perché qui c'è anche Lanese, però, capo A, associazione a delinquere, questo è l'appello. Mogi colpevole, Giraudo colpevole, Mazzini colpevole, Bergamo, processo da rifare, Pajaretto colpevole, Lanese assolto. Lanese assolto. Cioè. Come fa a esserci Lanese? Qui Dondarini non c'è neanche. De Santis, Fazzi, Mazzei, Ghirrelli, Baglioni, Scardina, Fabiani, Racalbuto, Cassara, Dattilo, Pertini, Gabriele, Pierambrosino. Non c'è neanche Dondarini, perché sta assolto. Cioè, ci hanno messo anche Rocchi. Rocchi, l'arbitro di Serie A. Mi sembra strana una cosa del genere. Io, chiunque ha scritto una cosa del genere, lo consiglierei di andare a vedere perché se noi andiamo a vedere l'unica partita in cui Tommaso Rocchi, arbitro attuale di Serie A del contestatissimo, ricordate sicuramente, Juventus Roma, ha avuto una sola imputazione, vediamo se la ritrovo. Non la ritrovo, ragazzi, però bisogna vederla. Bisogna riguardare i fogli perché ci deve essere assolutamente. L'ho trovata. Allora, l'unica partita in cui Rocchi è stato imputato è Chievo-Lazio. Tesi, alterazione delle griglie arbitrali per favorire la Lazio. Carraro, prosciolto in udienza preliminare. Bergamo deve rifare ancora l'appello, la Cassazione per lui è lunga. Pajaretta assolto, Mazzini condannato per iscrizione in appello, Lotito condannato per iscrizione in appello, Rocchi assolto. Io non so come è possibile che ci siano Lanese, Tondarini e Rocchi, sinceramente, non riesco a capire. Qui siamo sì, al balordone più totale, al balordone più totale, qui gli imputati. Invece di diminuire, crescono. Perché qui Lanese è assolto dall'appello. L'associazione delinquere lui è stato assolto.
e quindi lui non c'entra più niente. Sono stati assolti La Fazzi, Mazzei, Ghirelli, Baglioni, Scardina, Fabiani, Cassarà, Racalbuto per iscrizione, Gabriele assolto, Piera assolto e Ambrosino assolto. Gli unici arbitri che qui ci sono De Santis, Dattilo e Bertini. De Santis, Dattilo e Bertini, quello che avevo detto, quelli che avevo detto io. Probabilmente era Dattilo che voleva scrivere intanto, semmai. Non Dondarini, perché Dondarini non compare neanche nell'associazione delle lingue, perché era stato assolto ancora prima. Anche Lanese non so come possa esserci, anche Rocchi non c'è neanche Rocchi non c'è neanche nella lista. Quindi, a rigor di logica, ragazzi, le partite che io ho qui, che sono pilotate secondo la Procura di Napoli, sono Udinese-Brescia, le ammonizioni dolose, d'accordo. Questa partita di Udinese-Brescia la Cassazione la smonterà, questo ve lo assicuro, la smonterà. Udinese-Brescia 1-2 per il Brescia, la smonterà perché l'Udinese dopo avrebbe giocato con la Juve. Pinzi, Montari, Di Michele. Allora, va bene, ascoltate. Pinzi e Montari giocano regolarmente con la Juventus. Di Michele non gioca tutta la partita, entra al 90esimo e ci segna. Ci segna. Qui le ammonizioni delle rose non esistono. Qui Moji ha avuto la prescrizione. Questo è un male. 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 Ma lo sapete perché è un male? Perché l'accusa, sembra che l'accusa sia contenta della prescrizione di Moji. Perché per l'accusa le prescrizioni di Moji sono come una condanna. Perché sono interpretabili. Il giudice ha fatto bene a fare quello che ha fatto. Però qui internet ha sicuramente sbagliato, perché gli arbitri, cioè coloro che sono colpevoli ancora sono 1, 2, 3, 4, 6, 7. Sarebbero 7. Sarebbero 7, ragazzi, però per Moggi non è finita. Per Moggi, per Mazzini, per Bergamo non è finita sicuro. Per Pairetto, per Dattilo Bertini non è finita, assolutissimamente non è finita. Ma per Giraudo il processo sarebbe finito, d'accordo? Sarebbe finito. Una persona come Antonio Giraudo, uno dei più grandi imprenditori di tutta Italia, di tutto il mondo, diciamo. Un grande lavoratore, sì, un grande imprenditore, non c'è dubbio. Dopo bisogna vedere anche come le ha fatte queste cose da imprenditore. Allora, Giraudo in Udinese-Brescia lui è stato imputato ed è stato assolto, quindi ha avuto, vediamo un po'. Allora, è stato indagato anche Juventus-Lazio e ha una soluzione, quindi siamo a 2, anche in Lecce-Juventus e siamo a 3. Siamo a 3 soluzioni. È stato imputato in quante altre partite? In Roma-Juventus, assolto con formula piena. È stato indagato in Siena-Milan, perché l'intercettazione tra Mazzini e Giraudo, quella è un'intercettazione, devo dire, imbarazzante. Imbarazzante, perché Mazzini diceva: il nostro amico a Siena ha fatto il suo lavoro, però il nostro amico a Siena ha fatto il suo lavoro. Potevano intendere, è ovvio, tu vai subito a pensare al guardalinee, è normale, che non ha dato il gol al Milan sbandierando un fuorigioco che non c'era, è normalissimo, però non c'è la prova che loro intendessero quello, è una supposizione dell'accusa, che era anche una mia supposizione. Sono stati assolti tutti, Giraudo assolto, quindi siamo a una, due, 3 3 3 3 3 4. Siamo alla quinta assoluzione per Antonio Giraudo.
Mi sembra che le imputazioni per di là erano 6, se non sbaglio. E infatti erano 6. Infatti erano 6. Lui è stato assolto in 5 partite e ha una condanna in Juventus Udinese. Allora, lui ha rimasto due condanne, ovviamente, ha il capo A, l'associazione a delinquere, e ha il capo Q, che è la partita Juventus Udinese, come condanna, che fa 1 anno e 8 mesi. Lui il processo l'avrebbe finito, perché è intervenuta la prescrizione, è tutto prescritto per Giraudo, tutto prescritto. Però Giraudo non vuole sfruttare la prescrizione e l'avvocato andrà in Cassazione e lo vorrà far assolvere. Quindi Giraudo rinuncia alla prescrizione. Giraudo indubbiamente sarà assolutamente indubbiamente assolto, perché il giudice deve tenere conto che se lui non sfrutta la prescrizione vuol dire che non vuole avere vantaggi, non vuole avere vantaggi, non vuole fare il furbo. È normale comunque che non sfrutti la prescrizione, perché nella partita Juventus-Udinese 2-1 per la Juve, alterazione della griglia, la tesi tramite pressione di Moggi e Bergamo, Juve favorita da terno arbitrale. Giraudo condannato, però l'arbitro assolto. Capito? Qui l'arbitro è assolto, quindi la condanna qui non può reggere in Cassazione. E l'associazione a delinquere è stata prescritta, però. Se ovviamente tu l'assolvi da sta partita, perché lo devi assolvere, l'associazione delinquere se ne va. Quindi Giraudo ha fatto no bene, benissimo, benissimo, benissimo. Ha rinunciato alla prescrizione. Moggi la prescrizione, stupidamente a mio parere, non ci ha rinunciato. Non ci ha rinunciato Moggi, che anche lui è stato assolto in tantissime cose, però Giraudo nessuna prescrizione. Moggi alcune prescrizioni ce l'ha. Allora. Moggi ha 1, 2, 3, 3, allora fatemi di controllare un secondo, 1, 4, 5, 5. Moggi ha 5 assoluzioni piene, 5 assoluzioni piene. Io ne avevo contate 6, forse ho sbagliato. Ve li conto allora, scusatemi. È stato assolto insieme a Juve 03, Juve Chievo, quindi siamo a 2, Lecce Juve. Siena Messina, siamo a 4. Palermo-Lecce. Palermo-Lecce, mi sono perso qualcosa. Sì, mi sono perso qualcosa. Moggi ha assolto anche in Lecce Parma. Esatto. Quindi Moggi ha 6 assoluzioni. Una in più di Giraudo. Una in più di Giraudo. Però Moggi ha tante imputazioni. Moggi ha tante imputazioni. Molte imputazioni. Questa è una cosa, ragazzi, che bisogna rifare. Perché Moggi ha 6. Ha in totale praticamente. Moggi non ha più condanne in appello, non ha più condanne in appello. Ci sono rimasti 2 anni e 4 mesi per l'associazione a delinquere, addirittura Moggi non ha più neanche una condanna. Quindi ha 6 assoluzioni e se non erro 9 prescrizioni. 9 prescrizioni sono tante, ragazzi. 9 prescrizioni sono tante. E l'accusa ha voluto fare proprio questo per farlo passare ancora di più sporco. Però, vedete, in Udinese Brescia... Questa sarebbe stata smontata, non c'era bisogno della prescrizione, non ho capito perché non ci ha rinunciato, però non so se poteva farlo, non so se poteva farlo, perché era proprio la sentenza, non poteva opporsi forse. Quindi in una partita c'era stata la prescrizione.
Prescrizioni Juventus-Udinese dove non c'era bisogno. Prescrizioni Chievo-Fiorentina dove non c'era assolutamente bisogno. Prescrizioni Fiorentina-Bologna. Prescrizioni Bologna-Juve dove l'arbitro è stato assolto. Queste sono tutte prescrizioni che devono essere evitate. Roma-Juventus. Prescrizione che non doveva assolutamente esserci. Doveva assolutamente esserci questa. Quindi diciamo una. Sempre 1, 2, 3, 4. Aspettate, sto facendo un po' di confusione. Allora, 1, 2. 3, 4, qui siamo a 4, siamo a 4, 5, 6, 7, 9, perfetto, i conti con quello che avevo fatto tornano, quindi 9 prescrizioni, lui ha 9 prescrizioni per partite che non... In cui doveva essere assolutamente assolto, sarebbe stato assolutamente assolto. Io ne sono assolutamente convinto, però purtroppo la sentenza non ha detto questo. Quindi sono convinto che ci sono assolutamente degli errori. Quindi Giraudo ha rinunciato alla prescrizione. Questa è una cosa positiva per lui, e quindi sono convinto che verrà assolto. Di Moggi non lo so, perché queste prescrizioni un po' pesano, anche se lui ha 6 assoluzioni molto importanti. Molto importanti, ma 6 assoluzioni importanti, ha delle assoluzioni sul processo con Zeman, soluzioni processo Gea, ne ha avute tante, ne ha avute tante, quindi vedremo. 6 assoluzioni, no, le prescrizioni, queste sono tutte prescrizioni secondo me che non hanno un senso, perché prescrivere Udinese Brescia non ha avuto senso secondo me, e a mio parere il modo è sbagliato. E forse lui verrà condannato proprio per questo sbaglio della prescrizione, perché lui voleva essere sicuro di levarsi un po' la pena, no? Certo, se lo assolvono in questi 2 anni e 4 mesi, va bene, fatta, che te ne frega alla fine, avevo prescritti, va bene, che te frega, però non è una soluzione pienissima, è la soluzione piena per i 2 anni e 4 mesi, però i 3 anni sono prescritti, questo è il problema, i 3 anni sono prescritti, questo è un po' da fastidio. Comunque ragazzi, questo è quanto e io spero che vada tutto bene, vi faccio un in bocca al lupo ai giudici e niente, noi ci rivediamo quando che partita c'è, aspettate che partite ci sono, sabato c'è Milan-Lazio, ci vediamo sabato sera con Milan-Lazio, va bene, a meno che non succeda nient'altro, ciao ragazzi, sempre Forza Juve, ciao.